Questo è un video per un brano, vecchio brano dei Luna Pop, che si intitola 50 Special e che io considero un brano abbastanza utile didatticamente parlando. Il brano ha tutta una serie di accordi, anzi in realtà ha qua praticamente tre serie di accordi, e che sono però tutti accordi al pettine. Gli accordi al pettine sono gli accordi praticamente senza l'uso del cosiddetto barré. Quindi gli accordi per una persona che anche non ha cominciato a suonare, a studiare la chitarra da un tempo relativamente breve, non dovrebbero risultare particolarmente difficili. La difficoltà di questa canzone sta nella velocità. La velocità è la velocità della pennata, è il fatto che di solito gli accordi richiedono una sola serie di pennate o addirittura una pennata singola per ogni accordo, come appunto nei primi versi, quando la canzone dice per esempio Vespe truccate anni 60. La velocità è che avendo una sola serie di pennate e il brano essendo piuttosto veloce, questo effettivamente può risultare un problema. Ma questo di essere un problema è anche un qualche cosa che nel momento in cui viene superato è didatticamente interessante, cioè c'è da imparare, questo è il succo del discorso. Allora, la pennata è quella, la pennata che io chiamo country, faccio un Mi minore. Come accordo, la pennata è che io faccio vedere in un video apposito sulle cosiddette pennate, la differenza tra le varie pennate, diciamo, più utilizzate in quelle che si chiamano le canzoni. Non so fino a che punto questa pennata sia molto usata nel country. Io apprezzo molto questo genere musicale statunitense. Però non sono un conoscitore approfondito del country americano. No, io l'ho chiamata così tanto per dargli un nome per distinguerla da altre pennate, dalle altre forme ritmiche. La pennata è questa. Qui finisce la serie delle pennate. Si può dividere in due o tre parti, si può fare un basso, due ottavi. In realtà non sono due ottavi, questo c'è un basso da un quarto, un ottavo e un quarto in levare, poi si torna sotto con la mano e si fanno tre ottavi, partendo con il primo dal basso verso l'alto. Ecco, questa è la pennata, un'altra volta, l'ultima volta. L'ultima volta perché poi comunque tra i video che ho messo in rete c'è questa pennata spiegata abbastanza, io spero, abbastanza benino, passabilmente bene. Allora, torniamo al brano. Questa è la pennata. Di solito gli accordi che vengono suonati con questa pennata hanno una sola serie di pennate, ad eccezione di un re conclusivo che c'è anche nella serie iniziale, quando c'è lo strumentale iniziale del brano, e c'è un re che invece, l'ultimo re della serie, perché la serie completa è piuttosto lunghina, sono sette accordi, Sol maggiore, Do maggiore, Mi minore, Re maggiore, Do maggiore, Sol maggiore e Re maggiore. Il Re maggiore finale ha due serie di pennate, di due battute. Questa serie di accordi viene sempre eseguita con questo tipo di pennata, una sola serie per ogni accordo, ripeto. Abbiamo invece un inizio del canto in cui io suggerirei di fare una sola pennata per ogni accordo. Quando il testo dice Vespe truccate anni 60, abbiamo un Sol, un Do, un La minore, un Sol, eccetera. Ecco, io dirò questi accordi quando farò il brano accompagnando l'originale, seguendo l'originale. Io suggerirei di fare questo tipo di pennata, anche se è una pennata estremamente semplice, una pennata per ogni accordo all'inizio della battuta. Poi segue una parte dove c'è la pennata, quella che, ripeto, chiamo country, che ho fatto vedere prima. Poi
con la stessa la serie degli accordi iniziali ripetute due volte. Poi abbiamo un drastico cambio di ritmo. Noi finiamo con un re maggiore a fare questa canzone nel brano, finiamo con un re maggiore. Finiamo con un re maggiore con la country, dobbiamo essere molto abili a cambiare. Poi abbiamo un do e un sol e altri accordi a seguire, con questa pennata che, ripeto sempre, è due bassi e pennata. Ok? Una sola serie per ogni accordo, è la famosa pennata della canzone del sole. Poi do di nuovo sol. Ecco, abbiamo questo, diciamo, questa parte della canzone, con questa pennata di questo tipo, che cambia drasticamente la ritmica della pennata precedente. Alla fine c'è forse l'unico vero, diciamo, problema, ammesso che sia un grosso problema, perché questa parte di canzone termina con un re e bisogna fare, io faccio almeno, suggerirei di fare i due bassi, poi cominciare a fare, io farei dei sedicesimi o anche, dei sedicesimi, sarebbero dei sedicesimi da fare non troppo differenziati, i sedicesimi si differenziano sempre perché si accentua una pennata ogni quattro. Sarebbe bene fare dei sedicesimi non troppo distinti, abbastanza simili l'uno all'altro, abbastanza spianati. Però ecco, finisce questo re che io sto facendo in sottofondo e finirebbe con questa pennata. Però facciamo i due bassi e poi cominciamo una serie di 8 sedicesimi. Perché qui c'è un crescendo che porta alla ripresa dello strumentale iniziale con il Sol, Do, Mi minore, Re maggiore, eccetera. Ok? E si fa questo Re, con 8 volte, 16 sarebbero due battute poi alla fine dei conti. Ecco, facendo bene i calcoli sarebbero due battute a sedicesimi e poi si comincia con la pennata iniziale del brano, d'accordo? Ecco, questa è una cosa che è un pochino complicata. È l'unico punto che un pochino può creare dei problemi e dei problemi forse non proprio piccolissimi per chi magari non è proprio agilissimo e non è proprio abilissimo ancora. Si può ovviare a questo problema. Ossia fare un re e poi aspettare che ricominci la parte strumentale, fermarsi con il re lasciato suonare e poi riprendere, d'accordo? Ecco, questa è una possibilità per evitare di fare questi 8 sedicesimi, diciamo queste due battute a sedicesimi sul re, che conclude la parte con la pennata di due bassi da un quarto e pennata da un mezzo, cioè questa pennata. Detto questo, non, direi che non ci sono altre particolarità del brano, perché il brano praticamente si può dividere in due parti, con ripeto, lo strumentale iniziale, la parte con gli accordi, con una sola pennata per ogni accordo. La parte con la pennata che io chiamo country, poi che cambia drasticamente nella pennata da due bassi da un quarto e pennata da un mezzo, poi riprende lo stesso strumentale dell'inizio, la serie di 7 accordi ripetuta due volte. Poi di nuovo abbiamo una parte con gli accordi pennati con una sola pennata per ogni accordo, poi riprende quella che chiamo di nuovo la pennata country, altra parte della canzone, ultima parte della canzone c'è di nuovo la pennata con due bassi da un quarto e pennata da un mezzo, ok?
E il finale di questo brano riprende l'inizio, ritorna allo strumentale iniziale, che invece di essere ripetuto 2 volte, viene ripetuto 3 volte, e alla fine abbiamo i 2 re e un sol finale, d'accordo? Ecco, direi che con questo la canzone la si può fare tutta. La parte con il famoso re e gli 8 sedicesimi, o meglio le 2 battute a sedicesimi, si ripete anche nella seconda parte, ovviamente, ed è poco prima dello strumentale finale che conclude la canzone. D'accordo? Ecco, la canzone è tutta qui, non è, ripeto, difficilissima, e proprio per questo ha una buona possibilità, ripeto, secondo me, di essere un discreto brano didattico, perché, ripeto, ha una velocità che può mettere in difficoltà. D'accordo? Posso suggerire di fare anche la canzone a parti, cioè per prendere un po' familiarità con la canzone, io direi che le parti con una sola pennata per ogni accordo non dovrebbero essere molto difficili. Le parti anche con i 2 bassi, che sono un do, sol, mi minore, sol, re, non dovrebbero essere troppo difficili. Forse la parte più problematica è proprio quella dove c'è la pennata che io chiamo country, che è molto molto veloce. Può essere molto veloce, ovviamente, per persone che hanno cominciato a suonare da un tempo tutto sommato abbastanza ridotto. Allora, si può prendere confidenza prima, come al solito, con la velocità della pennata, ascoltando la canzone originale. Si può fare, per esempio, anche solo un accordo o 2 accordi, tanto per avere un cambio fra i 2 accordi, come per esempio un La maggiore e un Mi minore, che sono 2 accordi relativamente piuttosto semplici. Si prende familiarità alla pennata, ecco, e il passaggio successivo è cercare di, una volta presa la mano e esercitato un po', la mano destra esercitata su questi 2 accordi semplici, provare a fare la serie degli accordi un pochino più lunga, che è quella della canzone. Naturalmente è meglio provare da soli, non con la base, diciamo, di sotto, non con la base che accompagna. Ascoltare la base solo un attimo per sentire la velocità, e poi dopo provare anche da soli per prendere familiarità a questa velocità dell'appennato. Fatto questo, si può tentare di seguire questo video insieme a me e fare la canzone insieme a me. D'accordo? Ecco, adesso io cerco di fare il video accompagnando l'originale. Ecco, adesso facciamo il brano. Io accompagno il brano originale suonando insieme appunto l'originale. Facendo partire il brano probabilmente mi perderò il sol iniziale della serie, comincerò probabilmente con il do, e poi ci saranno gli accordi, dopo fatto lo strumentale iniziale 2 volte, ci saranno gli accordi con una sola pennata per accordo. D'accordo? Adesso io faccio partire l'originale e, ripeto, perderò molto probabilmente il sol iniziale. Eccolo qua. Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio. Ecco, adesso ci sono gli accordi con una pennata Sol, Do, La minore, Sol, Sol, Do, La minore, Sol, La minore, Re maggiore, La minore, Re maggiore. Riprende la pennata Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, Sol, Do, Mi minore. Re, Do, Sol, Re doppio, Do, Sol, Do, Sol, Mi minore, Sol, Re, Sol,
Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, accordi con una sola pennata, Sol, Do, La minore, Sol, Sol, Do, La minore, Sol, La minore, Re, La minore, Re, riprende la country Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re, doppio, Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, cambio pennata Do, Sol, Do, Sol, Mi minore, Sol, Re, riprende la country con Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, ancora Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, l'ultima volta Sol, Do, Mi minore, Re, Do, Sol, Re doppio, Sol, una pennata. Ok, qui finisce il brano, spero possa servire per imparare a suonare la chitarra, questo piccolo esercizio con questo brano che secondo me è anche abbastanza carino e credo che possa essere accattivante e coinvolgente.